Buongiorno, oggi ho scelto quello alla banana, come insomma yogurt, e adesso devo mangiare di corsa, ci prepariamo. Visto che è una bella giornata, andiamo al mercato. Siamo arrivati al mercato dello stadio, adesso proviamo a cercare dei vestiti eleganti, delle cravatte, Occhio. santo Dio, bambini in mezzo alle palle. Stai cercando pantaloni neri? Sì, tipo, Anche. sì. Dei pantaloni tipo da vestito, non jeans, da abito. Sì. Tipo questo, no. No, no, non ti vanno. Impossibile, No. impossibile. My boy, my boy. Secondo me, signori, abbiamo trovato anche i pantaloni eleganti. Hai trovato qualcosa che ti piace, Kate? No, ma non ho soldi oggi. Zero. Perché sennò compro troppo. Quindi una volta a settimana li porto, una volta a settimana solo per gli occhi. That's it. Invece Giulio ha fatto la spesa lì. Yes, direi un 9 su 10 perché ho preso tutto quello che dovevo, a parte le scarpe, che vabbè. Ci manca solo quelle. Mamma mia. Oddio, il cane nella cassetta. Il passeggino 2.0. Esperienza al mercato finita, adesso si va sempre to good to go e vediamo un po' cosa propina questa volta. E speriamo nel tempo, così sto pome si esce. Stiamo andando a prendere il to good to go in questo panificio. La box è piccola, quindi mi aspetto di trovare magari delle focacce, magari dei paninetti. C'è scritto che è tipo in via Mazzini, che è un paio di vie a fianco. Quindi, oh signore, troppa gente decisamente. Cioè, ragazzi, per 3 euro. Cioè, guardate, tutto pane fresco, mi ha detto. Tutto pane fresco, mamma mia. Tanta roba, oggi su cosa? Infatti non so neanche il motorino come farò a farcelo stare, metterò per terra, sotto le gambe, mi sa. Comunque non so se avete notato, in città ora, a parte questo che fa casino, hanno messo tutti quelli elettrici così non inquinano. Non so cosa, che problema ci sia ora, ma... Ok, come faccio io a evitare tutta questa gente? Che è un po' il dramma di vivere in città, dove fare sempre slalom, camminare in modo veloce, che poi mi rendo conto che facendo così sto un pochino tradendo la mia voglia di fare il pane. Però è che ci devi fare, cioè mi aspettavo di trovare focaccia, invece un panino, cioè sacchetto così giù, sì. Però in questo periodo qua, adesso che inizia a fare caldino e ci sono sempre tipo le opere teatrali, l'Aida e quant'altro, e quindi è sempre tanto tanto traffico. Lo conoscete quello lì? Da quante sono le prove? Vabbè, io non so neanche chi sia, sono qua col panini. Ottimo, siamo arrivati allo scooter. Cioè, ragazzi, ditemi se non è la svolta questa roba qua. Guarda quanto pane che c'è, stra fresh. Mamma mia, cioè io purtroppo non ce la faccio. Sono buono. Ma visto che si sta bene, mi mangio allora il panino di ieri e poi mi faccio una mozzarella e un po' di basilico del giardino. Ed è avanzato un pochino di risotto anche, vediamo. Intanto mangio questa roba e se ho ancora fame mi mangio anche il risotto, va bene. Poi acqua e limone come al solito con la menta e basta. Mi sono anche scaldato un pochino a caldino, di tutto di più. Oggi torniamo a essere un pochino sani. Però c'è, non lo so, spero non piova oggi, speriamo. Buongiorno ragazzi. ora ne entra un altro. Aspetta, magari apro un po' più questa. Apri che esci. No, apri anche queste che escono.
Ok, una via. Ma sono bellissime. Ci rompe il cazzo quando ci sono i bambini al parco giochi, però quando lui decide di andare al parco giochi con i bambini va bene. C'è tutta la parte finale in cui non c'era nessuno, avevamo tutto lo spazio del mondo, il prato intero in cui potevamo farci la palla. Però c'erano i bambini, Gio, Ma no, la parte dietro non c'era nessuno. Ma ci sarebbero venuti. Niente, bambini, basta litigare. Basta litigare. No. È partito. Con le braghe di Otaro. Vacca di... Oh, di fianco all'altro telone di plastica. È quello per nascondere i cadaveri, questo. Sì. Oh, yes, boy. Yes, boy. No, al lato, quello... No. Giochiamo a lupus ora. Cioè, 9 carte servono. Mio fratello, ora che uscirà questo video, sarà magistrato. No, ti metterà dentro. Noi dobbiamo essere comandati dall'amore. Dalla prossima, cioè, tu stai, ti hanno ucciso, quindi oppure adesso... Oppure, detto anche altre parole, nessuno, diventare di preisti. E quindi dalla prossima, ti devi sfidare con il lusso. Ma dobbiamo ballare la fresca. Eravamo decisi tra metterne uno. Bea! Bea! Facciamo un POV. Arriva un po' dopo, perché alla fine la compagnia... Non fa ridere. Ma l'hai capita? No. E allora facciamo un POV. Un POV con la prova. Un POV con la... Allora, questo lo chiamiamo Rural Venetian POV with Bronze Professor. Gangbang! Ragazzi, questo è il set. Chiedilo alla casa, la gang del divano. Thirsty Farmer, sì. Se io sto scopando e ti filmo. Due lupi. Quello del Brasile. Sì. Ah, sì. Il re è il veggente. O la guardia. La guardia, quella che protegge. Esatto. Il cavallo è il veggente, quello che vegge. Il fante è la... Il fante è la prostituta. Esatto. Che è quello che va a letto con uno se è il lupo. Mescola bene. Non guardate le carte del chicco, però, Sì, perché non le fa vedere. Comunque, non è che devi girare, basta tenerle basse, invece che... Non rompete il cazzo. Allora, ripetete poi i simboli. L'asse allora, è lupo. L'asso, lupo. Guardia, re. Cavallo, veggente. Puttana, fante. Ok, a questo punto si sveglia la puttana. Pov. La puttana decide con chi puttanare. Pov. Non so. Okay, ottimo. La puttana torna a dormire. E il villaggio si sveglia alla morte di Alberto. No. No. A chi starebbe antipatico Alberto? Beh, adesso non metterla in questi tempi. Cri. Votiamo Dario. Ogni votato tiene su. Votare anche per Dario. Tiene su. Va bene, votiamo Dario. Tiene su. Se muoio dopo, sapete. Ma è il primo turno, che cazzo faccio a difendere? Sono d'accordo con Dario, ottimo. Quello è vero. Non è vero. Non è che solo perché è peloso, poverino. È lupo. È lupo. Ma anche il contadino. Giulio, è la tipica persona che c'è. In un reel, ma sceglieresti un orso o Giulio, uscirebbe o un uomo, uscirebbe comunque Giulio. È quella via di mezzo. Ah, dici, sono così peloso. Tocca a te votare. Due voti per Dario. Io ti voto Dario. 4-2, 5-2. Sono morto. Sì. Mi spiace. Vabbè, giocherò Candy Crush, ragazzi. Mamma in pensione. Esatto. Vai. Bene, il villaggio va a dormire. San Felice, sono la Biocco post pranzo, vanno a dormire. La puttana si sveglia. Chi va a letto la puttana? Ho trovato. Ma gli occhi aperti al fatto. Ah, ma tu sei morto. Puttana. E il villaggio si sveglia alla morte di Seba. È morto Seba, è morto proprio lui. Sgamato. Seba è morto da Dario, ma devi fare nel al contrario. Dario l'hanno ucciso. Beh, allora uccidiamo Giulio. Io allora. Non è Giulio. No, non è Giulio. Non è Giulio. Esatto. Ah. Siamo due contadini. Ah, si schierano subito loro. Farvi capire. Quindi, come veggente, non solo il veggente. Però so che non sei te. You're gonna feel it. Beh, ma non dite chi sono i contadini. Allora il lupacchiotto che rimane è o la Bea o Yoda o Wally. È Yoda. Non è la è Bea. Yoda o Wally. Non è la Bea. È Yoda, secondo tu perché me. Sei, allora... perché sei? Dicono puttana, che non è la Bea, prima con lei e poi con te. E non sono morto. Quindi... sì, povero. Dai. Quindi secondo me è Yoda. È Yoda, dai. Yoda è uno. Yoda. Voti così a caso. Vai, Yoda. Yoda. Anch'io, Yoda. Siamo Yoda. Senza motivo.
Bene, sei morto. Narratore, il villaggio va a dormire tranquillamente perché tutti i lupi sono morti. Luca, la tua tesi per i massoni non convince, io non so come. A parte che tu rimani, rimarrai sempre con le tue idee retrogrado. Pronunciarla così, si può pronunciare come vuoi. Tanto io sono poco retrogrado perché dico retrogrado. Com'è che lo dici, scusami? È vero, no, questo mi sono fatto un autogol, ragazzi. Io vedo una signora in lontananza. O R moscia, ognuno c'è la sua. Esatto. Eccola. Possiamo aggiungere una carta, ce la carta. Hello. Ciao. Ho portato io la mamma Ricky che ho detto a stare. Allora devi aggiungere. La mamma è stata portata. No, prende questo della bella. Bellissimo. Tossici qua. Levagli il telefono, Giulio, basta. Giulio! Stasera andiamo a mangiarci una pizza di compagnia e poi andiamo alla serata che vi dicevo ieri. Abbiamo fatto un nuovo amico. Niente, non è. Non è condivisa l'emozione. Appena arrivato a casa, sono le 2:20. Allora, un Campari, un Long Island e basta. No, due Campari e un Long Island ho fatto. E tranquillo, però, cioè, sono tranquillissimo, dire la verità. L'importante, ragazzi, tra l'altro, io oggi penso di aver perso il filtro ND di questa videocamerina. Quindi purtroppo penso di doverlo ricomprare. Che un pezzo di vetro grande così, cioè 50 euro. Una vergogna. E basta. Vabbè, ragazzi, noi ci sediamo domani, tranquilli, easy. Mi faccio un litro d'acqua, lavo i denti e poi si va a letto.